Abbiamo avuto eruzioni, abbiamo avuto terremoti, tanti nemici, ora se ne è aggiunto un altro che fa tanto scalpore sull'Etna. Sì, tu hai detto nemico, in realtà il radon è un amico degli scienziati perché attraverso il radon noi abbiamo capito come funzionano alcune eruzioni dell'Etna in particolare. Negli anni passati infatti abbiamo utilizzato questo gas che emerge dai suoli in modo praticamente continuo proprio come tracciante dell'attività eruttiva e sismica. Quello che abbiamo però potuto intraprendere da 3 anni a questa parte è uno studio un po' diverso, cioè abbiamo cercato di capire se tutto questo radon che emerge dai fianchi del vulcano si va a infilare anche dentro le abitazioni, e questo sarebbe un problema perché il radon è un gas cancerogeno. E quindi moriremo tutti? No, assolutamente no. Per ammalarsi di cancro ai polmoni, perché è questo che farebbe venire il radon alle persone, occorre vivere all'interno di abitazioni con alte concentrazioni di radon e per lunghissimo tempo. Per fare un paragone, non è che se uno si fuma una decina di sigarette al giorno è sicuro che si ammali di tumore ai polmoni. Occorre che ci sia molta esposizione, un sacco di tempo per passare a fumare, insomma devi essere proprio un fumatore incallito. E più o meno la stessa cosa accade anche con il radon. Rimanere per qualche mese all'interno di un'abitazione ricca di radon non ti fa ammalare, tantomeno ti fa ammalare un'esposizione all'aperto, perché il radon in aria si dissolve, si diluisce molto rapidamente, quindi non c'è nessun pericolo per le popolazioni che vivono all'esterno. C'è qualche pericolo per le popolazioni che vivono dentro degli ambienti in cui ci siano alte concentrazioni di radon, e lo deve vivere, ci deve vivere per molto a lungo, per molto tempo, per cominciare ad avere un problema serio, un problema reale. Ma è una cosa che è distribuita ugualmente in tutto il territorio etneo, o sono zone particolari che sono interessate da questi fenomeni? Allora, il radon praticamente emerge un po' dappertutto, non solo nel territorio etneo, solo che le rocce vulcaniche ne emanano un po' di più. L'Etna appunto è un vulcano attivo ed è fatto quindi di basalto, che già di suo produce una certa quantità di radon. In più il radon emerge in superficie soprattutto nelle zone più permeabili o più fratturate, come sono appunto le zone di faglia. Cioè quando noi abbiamo delle faglie su quel territorio, il radon le usa, queste piane di faglia, come delle sorte di autostrade, e quindi arriva in superficie con maggiore abbondanza. Quello che abbiamo fatto nel nostro studio, che abbiamo condiviso insieme a Salvo Giammanco e Anna Leonardi, che sono due nostri colleghi, è stato proprio quello di concentrare la nostra attenzione in queste aree in particolare. E voi l'avete fatto per un determinato tempo, suppongo, no? Certo, proprio perché bisogna monitorare nel tempo a lungo il radon, perché il radon varia in concentrazione da una stagione all'altra. Per esempio, in estate ce n'è poco di radon, mentre in inverno tende ad essercene molto di più. E quindi, ma diciamo, questo sempre o nelle case? No, questo sempre, dappertutto. Okay. Quindi la nostra misura, per essere rappresentativa, deve essere almeno estesa per un anno, cioè deve comprendere tutte le stagioni. Poi ci si mette di mezzo anche il vulcano, che fa di suo aumentare o diminuire le quantità di radon che emergono proprio in base all'attività vulcanica. Quindi il nostro impegno è stato quello proprio di monitorare sufficientemente a lungo, lo abbiamo fatto per 3 anni in qualche caso, questo radon che viene ad accumularsi dentro le abitazioni. Quali abitazioni però? In particolare quelle che si trovano sui piani di faglia o in prossimità dei piani di faglia, perché quello che abbiamo visto è che appunto più le case sono prossime a queste zone fratturate e più sono inquinate dal gas radon. Certo, 7 abitazioni su un'area così vasta come l'Etna sono poca cosa, dal punto di vista statistico non ci dice granché, e quindi il nostro è soltanto uno studio preliminare che serve per evidenziare se c'è un problema. Ok, l'abbiamo capito che il problema c'è potenzialmente, e adesso occorre estenderlo a un numero di case, di abitazioni, di ambienti statisticamente significativo. Quindi allora, dobbiamo... Due curiosità a questo punto, perché lo studio è stato essenzialmente era già pronto quando è avvenuta l'ultima crisi all'Etna di dicembre 2018, con eruzione ma anche con movimenti sulle faglie. Per caso gli strumenti che avete installato nelle case erano ancora lì e hanno registrato questi eventi o no? Ecco, questo è il bello, diciamo.
e gli strumenti erano ancora lì. Ah. E hanno registrato in modo sincrono sostanzialmente un'attività, o meglio, un aumento della concentrazione di radon negli ambienti, così come lo hanno registrato anche gli altri strumenti che sono piazzati invece nei terreni. Quindi abbiamo potuto constatare che contemporaneamente sia gli strumenti piazzati fuori dalle case e nei terreni, sia quelli dentro le case, sono stati sincroni nell'aumentare la concentrazione di radon misurata. Cosa ci dice questo? Una cosa che non ci aspettavamo per certi versi, ci dice che probabilmente noi potremo utilizzare almeno alcuni di questi sensori posti dentro le abitazioni per monitorare anche l'attività eruttiva del nostro vulcano. Insomma, non si vede, almeno lo si vede con questi strumenti. Esattamente, esattamente. C'è questo ulteriore sviluppo della ricerca. Certo, anche qui avremo bisogno di estenderlo anche temporalmente, questo tipo di analisi, perché non tutti gli strumenti hanno sentito la stessa cosa. Soprattutto già la prossima pubblicazione scritta a metà. Magari fosse così. Il problema della ricerca è che bisogna produrre dei dati certi, robusti e soprattutto replicabili e scientificamente dimostrabili. Questo non si ottiene dall'oggi al domani. Occorre estendere questo tipo di analisi in un tempo sufficientemente lungo e poi sottoporre alla comunità scientifica il nostro dato proprio per il vaglio scientifico di questi dati. Noi non possiamo essere autoreferenziali, lo sai benissimo, quando dobbiamo pubblicare qualcosa, ogni cosa che pubblichiamo va al vaglio di referi che di solito noi non conosciamo e che di solito ci massacrano, sì, più o meno. Parte perché non capiscono di che cosa parliamo. A volte perché non capiscono, a volte perché hanno ragione. Nel nostro caso, ovviamente, anche qui abbiamo utilizzato una rivista scientifica come Frontiers in Public Health che ci garantisce una robustezza di referaggio che poi, quando l'articolo viene fuori bene, insomma. Allora, intanto per il prossimo step di questa ricerca offriamo anche casa nostra, che sta quasi sulla faglia di Tremestieri. Ci sto, affare fatto. Ultima domanda, ci possiamo difendere? C'è una via d'uscita? Si può ridurre, diciamo, l'effetto del radon per chi abita giustamente in quelle zone? Non penso che tutti debbano abbandonare le loro abitazioni, anche se c'è anche il rischio sismico e alcune cose devono cambiare, però sicuramente molti rimarranno lì e quindi ci saranno modi di ridurre, diciamo, il rischio. Allora, sicuramente sì. Partiamo dalle case che ancora non esistono. Se noi dobbiamo costruire una casa e abbiamo sentore, o comunque ce lo dice qualcuno, che quel terreno emana radon, possiamo costruire la casa in modo tale da impedire al radon di trasferirsi dal suolo all'interno dell'abitazione. Sono interventi poco costosi, basta mettere delle barriere impermeabili al radon, oppure creare negli ambienti sotterranei e in particolare nelle fondazioni delle circolazioni di aria che consentano al radon di venire diluito immediatamente prima di poter penetrare dentro le abitazioni. Quindi la parola magica è diluire, no? Diluire, esattamente, anche diluire e disperdere nell'aria. Se invece abbiamo una costruzione già esistente, come la nostra per esempio, quello che dobbiamo fare è sicuramente arieggiare frequentemente i locali. E se questo non dovesse bastare, possiamo anche realizzare delle ventilazioni forzate, per esempio, cioè creare dei fori nelle pareti che consentano dei ricambi di aria efficaci e costanti. Ma prima di preoccuparci, dobbiamo occuparci del problema, cioè dobbiamo prima sapere se davvero esiste un problema di inquinamento della nostra abitazione. Quindi è inutile fare allarmismo così. Dobbiamo prima avere questa informazione e poi eventualmente affrontare il problema. Quindi la ricerca ha giusto cominciato. È appena cominciata e vedremo gli sviluppi nei prossimi anni. Molto affascinante. Grazie. Di tutte le cose che abbiamo qua sull'Etna. Grazie già a te. Va bene, ci vediamo.